Ancora qualche anno fa Alexis Tsipras è un illustre sconosciuto. Comincia a farsi notare a livello internazionale nel 2009 quando corre con Sinaspis Moss per le europee. La sua carriera politica è fulminante, la sua sinistra antisistema e di rottura si impone. Nel gennaio di quest'anno porta alla vittoria Syriza, il partito che riunisce le anime più variegate della gauche greca. Giurando sulla Costituzione diventa il più giovane premier greco. Nato nel 74, qualche giorno dopo la caduta del regime dei colonnelli, Alexis Tsipras proviene da una famiglia dell'alta borghesia greca. Ingegnere civile, sin da studente si interessa di politica. Nel 2006 corre per una formazione di estrema sinistra come sindaco di Atene, ottenendo un brillante 10%. 8 anni dopo negozia con la Troica europea il piano di salvataggio per Atene. Ma prima giura di non abbassarsi ai diktat di Bruxelles, minacciando di uscire dall'euro, se fosse il caso. Di fronte alle condizioni imposte dai creditori internazionali, a fine giugno convoca un referendum dall'esito scontato. Chiede il sostegno dei greci perché votino no, malgrado in Europa il referendum sia visto di malocchio e si ricordi ad Atene che rischia l'uscita dall'eurozona. Tsipras risponde: con il voto di oggi non stiamo solo decidendo se restare o meno in Europa, stiamo decidendo di vivere con dignità. Il no dei greci non basta però a Bruxelles. È così che Tsipras è costretto a tornare sui suoi passi e all'inizio di luglio avanzare condizioni ritenute più dure rispetto alle stesse proposte dai creditori internazionali. Per incassare un prestito di 86 miliardi, Tsipras promette l'aumento dell'IVA, la riforma delle pensioni e di dare il via alle privatizzazioni. Il 14 agosto il Parlamento greco vara le misure di riforma, ma il partito del Premier si sfalda. L'ala più estrema si stacca e Tsipras si dimette convocando elezioni generali. Va via consapevole dei limiti d'azione del suo governo. Resta che non solo i greci hanno creduto nella sua idea di nuova sinistra, a cui molti politici europei hanno voluto ispirarsi, tra gli altri la sinistra italiana.